Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere un esperimento tecnico che serve a produrre ozono per purificare l'aria nel caso di sale di attesa di ospedali o ambulanze o autobus, eccetera. Esistono in commercio dei generatori di ozono che sfruttano lo stesso principio della scarica elettrica che costano intorno ai 10-15 euro. Hanno una portata limitata, ma nulla vieta di costruire dei generatori di ozono un po' più grandini. Allora, in questo momento io cosa ho fatto? Ho recuperato un vecchio televisore a colori, del quale si può vedere lo chassis, e ho sfruttato il fatto che dal trasformatore di alta tensione escano quasi 35.000 volt, e adesso cercherò di farvi vedere la scintilla in modo chiaro, senza farmi male, naturalmente. Perché l'ozono viene prodotto anche per via, eccolo qui, allora questo sibilo che sentite non è altro che la scarica elettrica dei 35.000 volt del trasformatore di alta tensione. Intorno alla scintilla si crea una zona dove l'ossigeno dell'aria viene scisso e si produce ozono, praticamente c'è O3, e questo adesso che è qui in funzione da un qualche minuto si sente già l'effetto perché l'aria è molto più pulita, la sento molto più purificata. Io lancerei un appello a tutti i tecnici per costruire una macchinetta del genere e produrre generatore di ozono al fine di poter purificare l'aria, almeno nelle sale di attesa. Non so se riuscite a vedere le scintille. E naturalmente per produrre ozono ci vuole una macchinetta dedicata allo scopo. Adesso basta lasciarla in funzione qualche minuto e già si sente molto bene la differenza sull'odore dell'aria, che è molto più pulita. Chi volesse mi può scrivere iw3rro@libero.it. Questo è il mio laboratorio, come si vede c'è un po' di confusione. E qui c'è anche una piccola stazioncina di radioamatori che è tutto quello che è il mio passatempo in questo periodo di forzato stop. Grazie a tutti e arrivederci.